questo nuovo video, un video pieno di sensi di colpa e di rimorsi, sì, perché ho speso un sacco di soldi per comprare delle scarpe assurde che ho finito per mettere davvero pochissime volte. Adesso soffro perché se fossi stata anche solamente un briciolo più saggia avrei investito quei soldi in acquisti molto più mirati e consapevoli, ma non so perché all'epoca comprare un paio di Jeffrey Campbell Elite color menta mi era parsa davvero un'ottima idea. Quindi l'obiettivo di oggi è quello di non cedere, di non lasciarmi impietosire dei ricordi e di disfarmi di tutte le cose che non metto e che non indosso per poter far spazio al nuovo, future nuove scarpe. Far spazio, niente shopping, spazio. Sto già fallendo, è vero? Cioè non dovevo dirlo. No, iniziamo. Allora, in mia difesa ci tengo a specificare che Michele ha messo in disordine la scarpiera perché secondo lui, così come era, non era abbastanza incasinata e l'effetto prima e dopo non sarebbe stato abbastanza soddisfacente. Per prima cosa tiro fuori dalla scarpiera tutte le scarpe, perché una volta che saranno tutte quante fuori potrò effettivamente rendermi conto che sono davvero tante. Ma come facevano a stare dentro la scarpiera? Sono veramente tantissime. Non mi ricordavo di averne così tante. Ed ecco qua tutte quante le scarpe. Ho cercato di dividerle un po' per categorie, tipo là ci sono tutte quante le ballerine, scarpe con il tacco basso aperte, le doc, tutte quante le Vans, le sneakers, gli stivaletti sportivi, scarpe Lolita, tutti quanti gli stivaletti. Qua scarpe con il tacco, non tacco basso adattabile, scarpe con il tacco più alto, e adesso inizio a fare proprio il decluttering, quindi ora scoprirò quali scarpe verranno eliminate. Ecco, vedete quella mia espressione? Questo è quel terribile momento in cui mi sono resa conto che sopra l'armadio avevo altre scarpe messe via. E quindi sono 53 paia di scarpe. Iniziamo da questi improbabili mocassini glitterati oro di Steve Madden con le borchie. Li ho presi in America e quando li avevo visti al centro commerciale avevo pensato: oh mio Dio, queste sono le scarpe più fighe di sempre, devo assolutamente averle. Ma poi alla fine li ho indossati solo un paio di volte. Li ho anche messi quando ho fatto il cosplay di Bruno Bucciorati perché effettivamente erano perfetti per lui. Queste sono le ultime tre scarpe Lolita che mi sono rimaste. Sono bellissime. Però non ha senso per me continuare a tenerle, non le indosso più, mi occupano solamente spazio. Le amo moltissimo, le ho usate tantissimo, però è giunto il momento per loro di lasciare il nido. Accidenti, però queste qua sono veramente stupende. No, Fiore, no, 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 basta. Questi stivaletti li avevo presi a Tokyo, devo dire addio anche a loro, perché ormai sono tipo 3 anni che non li metto più, quindi non ha senso continuare a tenerli nell'armadio. Queste scarpe sono carinissime, ma non le sopporto più. Le ho messe 1000 volte quando facevo il programma e non vedo l'ora di sbarazzarmene. Mi piacciono le scarpe che hanno molti cinturini, motivo infatti per cui ho comprato questo modello, che però non ho mai messo, ed è veramente uno spreco. Altro a questo fail, le avevo prese su uno shop online, ma calzano veramente tantissimo. Purtroppo il sito non faceva resi, quindi mi sono rimaste nella scarpiera per un sacco di tempo e sono triste. Ed ecco il mio primo acquisto stupido, queste bellissime Dr. Martens con i disegni dei tatuaggi giapponesi, un'edizione limitata che non ho mai messo, ma per fortuna sono state adottate da una mia amica, che sarà una padrona sicuramente più buona e carina di me e le indosserà. Un altro acquisto assolutamente folle sono state queste Jeffrey Campbell nere. No, no, in realtà l'acquisto più folle sono state un paio di Jeffrey Campbell color menta, che però ho già dato via. Ma mi ci vedete con queste scarpe? Pensate che le indossavo davvero tanto, cioè ci uscivo, adesso non riesco davvero neanche a farci 2 passi. E le trovo anche tremendamente brutte e antiestetiche. Sembro un T-Rex con i tacchi. Anche queste scarpe di Armani sono state un acquisto molto stupido.
Le avevo trovate in un outlet a un prezzo scontatissimo e le ho prese senza pensarci due volte, però effettivamente mi sarei potuta chiedere: Fiore, ma riuscirei a camminare su queste scarpe che davanti sono completamente piatte e non hanno nemmeno un filo di plateau e hanno un tacco altissimo? Ovviamente no, non me lo sono chiesta. E ovviamente no, non riesco a camminarci, quindi mi separerò anche da loro senza troppi rimpianti. Ed ecco un altro paio di scarpe di Jeffrey Campbell da cui mi dovrò separare. Michele, quando le ha viste, ha gridato: Fibbie! E effettivamente non ha tutti i torti. Con il mio stile attuale mi sembrano un po' troppo e negli ultimi 2 anni non ho avuto occasione di metterle e quindi mi separerò anche da loro. È arrivato il mio momento preferito. Adesso potrò riorganizzare tutte le scarpe dividendole per tipo, colore e occasione. Queste Nike Air sono ancora immacolate perché le avevo prese a febbraio prima della quarantena. Alla fine ho anche riorganizzato la sezione di Michele, ovvero i suoi 2 ripiani, pulendo, smontando e spostando. Sono davvero una brava fidanzata e mi sono anche ferita in maniera molto eroica nel farlo. Pronti per vedere il risultato finale? Sono davvero soddisfatta del risultato. Le scarpe non sono più ammassate, per colpa di Michele, sono in ordine, divise per colore, stagione e occasione. Non mi sono lasciata impietosire dai ricordi e ho semplicemente lasciato andare ciò che non usavo più. Vedendo tutte le scarpe avete avuto anche voi la stessa reazione di Michele? Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche. Ciao!